che, nonostante le dimensioni diverse rispetto alla mano distesa con, verso l'alto, con il pollice distaccato dalle altre dita, in segno di preghiera. In ogni caso è significativo il fatto che, oltre alle due statue, qui e solo qui a Montebrana si siano rinvenuti una coppia di piedi calzanti, sandali, e poi i frammenti di sei piedi che devono riferirsi a personaggi che calzano sandali. Molto rari nella bronzistica nuragica, ma presenti sia nel bronzo di Cavallupo sia verosimilmente nelle statue che abbiamo testé visto. Non vi devo... del periodo corrispondente su cui ora a Montebrano
siderale, arricchito il quadro con queste nuove acquisizioni, che mi fa molto piacere. Abbiate avuto l'interesse e la felicità di presentare a Caracas nell'ambito del primo convegno organizzato dalla Fondazione Monteprana. Allora, stiamo andando alla fine. C'erano gli indizi di lastre disposte lungo una fila in continuazione delle tombe più meridionali, quello rettangolo e quello scavato nel 2014, grazie anche ai nostri detenuti di Monteprana, vice direttore, che è andato in ferie forzate fino a molti anni a venire, il 1 marzo, Pierluigi Facci. C'è stata questa straordinaria esperienza di lavoro archeologico, non come i tempi di Pio IX a Ostia. C'è stata la formazione archeologica in carcere dei detenuti e hanno lavorato con la soprintendenza e con noi, con gli allievi della scuola di specializzazione, con gli amici archeologhi Luciana Trocco e Adriana Scala. Beh, l'indagine geofisica di Gaetano Lanieri mostrava questa fila di lastroni, però la indagine pubblicata meritoriamente da Alessandro Usai nelle Notizie degli Scavi, no? Titolo glorioso attribuito ad un incontro di ricercatori. Bene, qui noi vediamo la continuità delle tombe a sud, e ci sono forti indizi di tombe con lastroni e di tombe invece pertinenti alla fase anteriore, quella credo di un bronzo finale, forse due, forse tre, ma questa è una discussione aperta. E qui al nord tracce meno chiare ma sicure di continuità delle tombe con lastroni e delle tombe con Apuzzetto. Ecco, allora, questa è rilievo curato da Luciana Toppo delle tombe scavate nel 2014. Vedete queste tombe serrate che principiano da una lastra messa a coltello, come un'altra lastra messa a coltello sanciva la fine delle tombe di Carlo Tronchetti. C'erano questi due vetri. Ne vediamo uno perché è stato sollevato l'altro, eh? E però vediamo tutte le tombe a Pozzetto. Sono molto più numerose le tombe a Pozzetto, ma nel 2017 è stato acquisito un... Ecco, va bene, queste sono le tombe più recenti, queste le tombe del bronzo finale, e qui voi vedete la strada, strada che era ciottolata, e in alcuni ciottoli si sono viste chiaramente le carraie. C'erano dei carri che potevano portare grandi blocchi di calcare da
cerimoniale con importantissimi depositi sia di conchiglie, forse resti di pasto, sia anche di elementi della fauna ittica. Ecco, adesso vedete la continuità del quadro che comprende anche le tombe del 2014, poi indagate nuovamente nel 2017, quando, caso unico, si è individuata qui un'unica tomba Pozzetto sul lato occidentale, che ovviamente amplia la possibilità interpretativa. Ma passiamo a questa domanda, a questa immagine. Noi abbiamo dal 2017, scavo della Superintendenza dell'Università di Sassari, e vi ho chiesto che, scusate, vi era una continuità delle tombe a Pozzetto che sono state sacrificate per realizzare una rampa inclinata verso la strada. Purtroppo non abbiamo potuto proseguire l'indagine in questo settore per verificare se vi fosse una rampa opposta che consentiva di salire in questo settore all'area dei vani, probabilmente di carattere cerimoniale. Dunque, un filare di tombe a Pozzetto, e almeno in questo settore, per quello che risulta dagli interventi precedenti, di maschi, e di maschi giovani, e di maschi non legati da legami familiari. Dunque, ripeto, dobbiamo rinunziare anche per le tombe a Pozzetto, scusate, l'idea di una comunità familiare che avesse contemplato questo straordinario luogo funerario ad accesso riservato, che ci mostra chiavi di lettura che ora appena si intuiscono e che col prosieguo delle indagini sarà possibile definire per dare risposta ai tanti quesiti che non hanno per ora delle soluzioni. E comunque questa condizione di una rampa di discesa, e lo si saprà col prosieguo degli scavi, eventualmente di risalita, ci impone di credere a un'altra cosa: l'esistenza di una strada principale che poteva portare verso Santa Caterina per il trasferimento di blocchi. L'altra ipotesi è il trasporto via mare fino a 4 km di distanza, però con il doppiaggio del capomanno esposto ai venti di maestrale. Dunque, non è un'ipotesi facilmente percorribile. Sì, qui si sta solo mostrando questo vaso tardo geometrico del ceramico di Atene con il defunto che veniva trasferito. Allora, perché questi giovani hanno accesso alle tombe di Monte Prama? Non ho una risposta, ho tante possibilità in mente, ma questo dimostra la fecondità del dibattito archeologico che si sviluppa su questo tema appassionante. Anthony ha richiamato agli inizi il 110° anniversario della nascita del professor Liu, che avrà il 13 marzo. Mi è sovvenuto che il professor Liu, che aveva invocato fino all'ultimo, anche nella sua memoria lincea, la grande statuaria della Sardegna nuragica del 1997, la ripresa degli scavi di Monte Prama. Questi sono iniziati nel
sull'appassionante storia